Sono in riserva da un po'. Non so dove cazzo sta il benzinaio, perché quel dannato di Simone mi ha fatto fare ritardo al barbiere. Quindi nel caso è tutta colpa sua. E poi c'era il benzinaio che stava 2,10 euro. No, 2,10 euro? No. Ce l'ho fatta a non arrivare senza benzina. Olè, sono già finiti 10 euro. Andiamo a fare un po' di bike life, un po' di bacalafa in quel di Bari. Che poi ora ci troviamo al San Paolo. Da quanto tempo che non vloggavo, ho fatto 3 tacchette, che schifo. I prezzi di nuovo sparati alle stelle, ma vedremo proprio in estate. Ho fatto un bambino nella macchina. Ti sta salutando futuro biker. Mo Simone dirà: ah, ma qua stiamo, ciao Boccasana, No, peccato per la sfollata. Simone che mi copia gli specchietti. Ma ci andiamo a far arrestare in centro? Ok. Siamo nel semaforo. Attenzione, è riuscito a fermarsi dopo la linea. Devo dire che frenano i tuoi freni. Oh, ho appena tagliato i capelli e dalle prese d'aria del casco sento che passa l'aria. Mamma mia, la freschezza. Ragazzi, sabato è... non domani, vabbè, voi non sapete che giorno è oggi, quindi plot twist. Sabato è tipo già giugno, ragazzi, giugno. Dite sì, l'estate, e noi diciamo no, la sessione estiva. Pure io vorrei sapere impennare ora. Non vi ho fatto l'intro, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Come avete capito, vabbè, siamo con Simone, stiamo in giro e bla bla bla, le solite cose, e non so che facciamo oggi. Eviteremo di farci arrestare anche se c'è un sacco di polizia. Sta pieno pieno, pare si è buggato, cioè ora ha montato gli specchi. Ti sei buggato? Ho montato gli specchietti, io ho montato gli specchietti, ora starò sempre fuori. I miei sono felici, ci hanno le braccia alzate. E tu aiuti. Che palle sti semafori rossi. Oh, verde, verde, verde. Cos'è tutto sto traffico? Madonna, ragazzi. Ma sapete di cosa ho voglia? Di una buona pasta al forno? Le orecchiette al forno col sugo. Magari, spettacolo. Ho voglia di pasta al forno. Con le orecchiette al forno al sugo. Con le polpettine dentro. Buono, quella è buona. Perché è così buono mangiare, ragazzi? Perché l'anfra di micchio. Ah, wey, si sorpassi davanti alla polizia e non fanno niente. Poi quando stiamo noi senza i killer, paletta nel culo. Buonasera. Perché quando è col corpo non devi uscire così. Io faccio così. Se fai così non fai un cazzo. Se avanti stai, meglio è. Mezzo così. Guarda, mo Simone farà prendere il rosso, guarda. Lo sapevo, io lo sapevo, perché io c'è qua. Ora scatterò il verde dopo 2 secondi. Vedi, vedi? Mi prude il naso. Tu stai col piumino, normale. Cazzo fai col piumino? Ma è vuoto dentro, sono le prese d'aria. Il piumino impermeabile, eh. Allora, vediamo. Ha detto, per fare le curve e piegare bene, non ti devi buttare solo di lato, ma devi andare in obliquo verso lo specchietto o il casco. Vediamo. Così? Vai Simonetta. Yo, let's go ski. È vero, perché tu giustamente carichi sia un po' il davanti che di lato, quindi pieghi. Se vai solo di lato non fai niente. Io lo stai facendo meglio. Eh sì, mi sto buttando verso lo specchietto. Vedo da dietro che te ne vai fino avanti. Faccio... anche io sono un po' buggato.
Perché quando faccio il saluto col braccio verso il basso, non è che faccio così, ma faccio tutta la mano, il 5 faccio. Ehi. Oppure non chiudo, faccio così. Ma sono un po' storpio. 3 days later. Fate un giro? Fate un giro? Con, verso Torramare? Vengo con voi. Sto venendo con voi, faccio un giro. Ah, sì, sì, signori. Finalmente un giretto in moto. 7:15. E maggio c'è ancora il sole, finalmente dovrà tramontare per le 8 qualcosa. E voi direte, ah, ma a me tramonta più tardi, ragazzi, sono del sud, a me tramonta presto. Un Himalayan. Presto potrebbe arrivare un bel test ride di questa moto. Che spettacolo, il mare tutto piatto. L'aereo, un altro aereo, questo che taglia la curva. Tutto come dovrebbe essere. Secondo me questa signora ora girerà senza freccia, niente, quindi... Ma io chi sono? Un veggente! O sono Vegeta? No, non sto ancora perdendo i capelli. Salve! Sì, a posto? Hai appena sfondato gli occhiali? Ho sfondato l'occhiale! Come cacchio hai fatto? Perché il casco è stretto! C'è Madonna! E mi andava così! Allora, con la piegare e ripiegare! E mo' ma no, per ora va bene! Ah, beh! Dove andiamo? Te lo stavo per chiedere. Vabbè, andiamo verso il centro, dove ci troviamo. Oddio, più avanti è dove ho fatto scegliere la moto. Sì. Ma non è la clip. Poi passa, perché mi devo mettere a ridere. Ma non replicarlo. No, no. Oh, ma tu sei nato. No. Hanno iniziato a suonarmi. Che cazzo, fanculo. A suonarti? Era lui. Ah. Mi hai fatto prendere un colpo. Che cazzo è? Che ti sei cascato sotto? Ha iniziato a suonarmi, ha detto che cazzo ho perso la targa, mi sono girato, sei fanculo. Bastardo. Mi sono cagato solo, attacchi cardini, sono chiamati, c'è sessismo. Ciao Peppino. Sì, le capocchie, mi è venuto un infarto. Io che, tu che, cioè io che sento che suono forte qui. Ma io ho detto che cazzo. Oh my god. Sì, ti senti uno che ti arriva in culo. Forse non hai visto la ragazza che stava con il monopattino. Sì, ha tagliato. La stavo prendendo sotto. Ho alzato via, ma che cazzo fai? Ciao, beh. Ah, perché ho l'ansia, non lo so, qualunque cosa. Questo qua ho visto che mi arrivava dietro veloce. E ho iniziato a suonare. Ma, na, na, na. E ho iniziato a girarmi, ho visto se stava la targa. Se avevo perso la targa, che cazzo ne so. 4 volte mi ha chiamato. Mannaggia Peppe, mannaggia, mi ha fatto pigliare un scan. Traduzione, mannaggia Peppe, mi ha fatto prendere spavento. Poi uno col Mercedes che ti arriva in culo, che sembra un albanese. Cioè, still fast as fuck. Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E.